C'è passaggio a testimone vecchia nuova? Sì, ma Pure di più. figo. No, no, fighissimo. Cioè, senza passaggio niente. Nick, che ci fai qua nel luogo del pensiero? Stavo riflettendo un po' su tutto, visto che è quasi finita. Senti, ma quando non te l'hanno proposto, come hai reagito tu? Me l'aveva accennato Ludovico, bessegato. E prima ci ho avuto un forte senso di impotenza, perché sai, Scam è una cosa enorme e io mi sentivo ancora molto piccola rispetto a voi per prendermi una responsabilità del genere. E poi ho detto, vabbè, accogliamola, proviamoci. Asia se lo meritava. Poi lo sai, ti ho chiesto 100.000 consigli prima. Di farti i cazzi tuoi? Nella vita in generale. Quello in generale, c'ha ragione. Di riposarti, Un po' di tutta la foresta, dosarti. un po' no. Un po' no, sei andata a mille, sei andata. Io ti ho chiesto un sacco di volte tu come te la vivevi, questa responsabilità di essere protagonista di Scam. A differenza tua, forse sono stato agevolato dal fatto che c'ero dentro da un po', quindi conoscevo già il mondo. Dice, tu sei stata catapultata in questa cosa. Io mi sentivo bene, mi sono concentrato solo sul fatto che c'era una storia che andava raccontata come stai a fa tu, è rispettata, è amata. Qual è la scena, non per forza tua, in generale di Scam, che ti ha segnato di più nel corso delle stagioni? Io e lei facevamo una scena in cui Elia va e le chiede di lasciare il basso nell'auletta. E quindi in scena fondamentalmente non succede nulla. Fuori dalla scena facevamo fatica, era l'unica scena che facevamo fatica a girare. Avevamo iniziato le riprese da poco. A un certo punto che succede? Che io e Lea ci parliamo, ci diciamo delle cose, e poi da lì inizia il vero cambio, cioè da lì abbiamo capito dove andare insieme. Sì, c'è quello switch a un certo punto Cioè, quando c'è quando qualcosa che dici sì. andrà tutto bene, invece poi dici, cazzo, questa non me l'aspettavo. Come si risolve? Con un buon compagno di viaggio si risolve. Com'è il tuo compagno di viaggio? Anche con Andrea c'è stato a un certo punto uno switch, sono stata molto fortunata. Già solo quello sguardo per me era Giulio quando l'ho vista ai provini, perché c'ho questo sguardo penetrante che all'inizio mi metteva a disagio. All'inizio mi stava anche un po' antipatico. Sono andata a lezione e ho fatto, questo è bravo, però mi sta un po' antipatico e lui. È Quindi forse è perfetto. È giusto, è perfetto allora. perfetto. E io credo che il nostro switch in realtà sia arrivato molto presto, perché lui aveva questo modo di guardarmi che mi ha riscaldato subito. In realtà io quando sto sul set con lui sto più tranquilla. Oh. Le aulette Eccoci qua. Oh. nostre. Qua si allungava Elia, qua si allungava in una scena, si era allungato. Io ti vado all'ultimo banco. A proposito di compagni di viaggio, quest'anno tu i tuoi storici li hai visti di meno? Ti sono mancati? Né nel senso che poi io mi affeziono molto alla storia, no? E quindi non avrebbero avuto molto senso in questa cosa qui. Quindi mi sono mancati. Boh. Era giusto. Era giusto così. Io senza Rere, quando non ci sono le ribelde sul set, mi sento persa. Proprio, cioè, loro, sai, quando ci sono le ribelde so che c'è quell'Asia. La mappa. Sì, Sai dove l'Asia andare, Sprint. sai So, dove quando invece non ci sono loro, so che invece sono tutte le parti di Asia introspettiva, che sono quelle poi più difficili, andare. Ma tra di voi oggettivamente. come va? Bene. Cioè, perché solitamente anche tornare al devo, solitamente si deve essere tutti amici. Per noi è stata una roba fluida, nel senso che Lea l'ho conosciuta ai provini insieme anche a Camilla e subito ci siamo andate a fare lo spritz L'anno scorso. l'anno scorso. Dopo una settimana abbiamo conosciuto Benedetta e stavamo parlando più che da serie dopo 5 minuti, tutti i fatti nostri, come se fossimo già le ribelde. In realtà la cosa più difficile è stata nella quinta portarlo in scena. Come l'ha presa Nicole la tematica? Come l'hai preparata tu? Non so se sono ancora pronta a parlarne, nel senso che ho bisogno di metabolizzare, non abbiamo ancora finito e ancora la sento molto dentro. Perché qui non si tratta solo di raccontarlo, si tratta di mostrare e non si mostra È fisicamente. difficile. Esatto. È difficile. Si mostra attraverso dei piccoli dettagli che passano dalle dita, che possono arrivare al modo in cui tocchi una cosa, tu lo sai bene, fra l'altro. Ad Asia tu che diresti? Ah, sei molto complicata. Vorrei dire che l'abbraccerei, ma non ama gli abbracci. Quindi forse farei un gesto che somiglia ad un abbraccio, perché so che lei durante tutto il corso della stagione è l'unica cosa di cui ha bisogno veramente per avere quella che poi darà la possibilità di iniziare un percorso, no? È quell'input di calore che poi in un certo senso gli dà Giulio. Quindi vorrei essere stata il suo Giulio, forse.
ti sei mai sentito da solo durante il set? Non tanto in questa, che magari sei sempre in gruppo, nella tua proprio. Sì, cioè nel senso, io poi essendo abbastanza masochista, è qualcosa anche che andavo cercando, nel senso per poi riproporlo, no? E invece dal punto di vista proprio reale ci sono stati dei momenti in cui avevi un'aspettativa o comunque creavi un'aspettativa su qualcuno o su qualcosa che poi però non c'era, che magari era nella tua mente, che magari è nella tua mente. E là sei tu, con i tuoi pensieri, e devi essere bravo a metterli da parte e essere presente. Se no, ma in terapia. Sì, chiaro. Vabbè, quello a prescindere. No, no, però è vero, cioè io sto scherzando, ma è la realtà. Io ho provato le prime settimane, ho cercato molto questa separazione, l'ho proprio voluta, perché Asia poi è così nella stagione, però mi ha ferita tanto, invece adesso mi sto aggrappando con tutta me stessa a tutto il contorno perché Nicole ce n'ha bisogno. Quindi sono partita per un bisogno di Asia e sto finendo per un bisogno di Nicole, e credo che sia un circolo più che giusto. Tu sai bene quanto c'ho bisogno di questa chiacchierata, ce n'ho avuto bisogno all'inizio e anche alla fine. Beh, pure io. Grazie. Pure io, ho fatto bene, io qua. Quanto? Sono contento, veramente contento, te l'ho detto. Sei passaggio a testimone vecchia nuova? Sì, ma... Pure di figo. Più. No, fighissimo, cioè senza passaggi niente.